parenti, amici, compagni di sport o semplici conoscenti, tutti con lo stesso sentimento, salutare per l'ultima volta Filippo, tradito dal suo grande cuore, come ha decretato l'autopsia, in un momento di sport, di svago, in una domenica qualsiasi. Un dolore condiviso si dimezza, dice Don Giorgio Giovannelli nella sua composta omelia, ed è questo lo spirito che anima tutti i presenti, stringersi attorno alla moglie Nada ed al figlio Alex e a tutta la famiglia così duramente colpita. Filippo gode dell'intima presenza di Cristo e del suo amore. Filippo ora vuole ciò che Dio vuole. Filippo sta pregando con noi. Le parole di Don Giorgio arrivano dritte al cuore dei presenti che vogliono ricordare Filippo, ma il parroco incalza e sottolinea che in questo momento non bisogna abbandonarsi alla disperazione perché Filippo non è ricordato. Filippo è qui tra noi, dice, perché qui c'è Gesù. Questa è la sua casa, la nostra casa, e la nostra casa è nel cuore di Gesù, dove ora è Filippo. Per questo Filippo è tra noi. Le parole della nipote di Filippo Palazzi, unica a parlare, chiudono la cerimonia funebre e il feretro lascia la chiesa stracolma, portata a spalla dai suoi compagni di squadra, con i quali ha condiviso chilometri e chilometri, e i quali, per la domenica di Pasqua, hanno organizzato un omaggio ciclistico al loro compagno. Un chilometro per Filippo, si chiama il giro in bici che partirà alle 8:15 del mattino dal centro commerciale di Sant'Orso. E siamo sicuri che Filippo pedalerà con loro. Perdere una persona cara in un giorno di sole, mentre fa quello che ama, è un terribile controsenso. Ma pensando che eri felice, riusciamo a sollevare un po' di quel peso che ci schiaccia al petto e possiamo tornare a respirare. È un uomo instancabile, pulito e onesto. Come tu, che abbia avuto la fortuna di conoscerti, sa, sei il nostro campione. Riposa in pace, zio Pippo, la tua famiglia.